Adam? Devi essere sveglia quando chiamo. Ma non so quando chiami, perciò quando dovrei dormire? Quando non ti chiamo. Lo trovi insensato? No, non è per niente insensato. Scusami. La tua capa è sul piede di guerra oggi. Sempre. Muoversi! Ding dong, ding dong. Potrei essere d'aiuto all'azienda se mi dessi una possibilità. Pensa a fare la mia assistente. Sei sempre stata cattiva? Senti, pupa, sono grande e ricca, quindi nessuno mi ferma più. Se avessi la mia età, ti fermerei io, pupa. Vorrei che fossi piccola. Puoi fare attenzione? Ah! Madre santa di Dio. Come sei passata da così a così? Ieri eri grande e ti sei svegliata piccola. Questo capita ai bianchi, i neri non hanno il tempo. Che c'è? Protezione dell'infanzia. Iscriva la bambina a scuola o qualcuno finirà al fresco. Qualcuno intende... Per gli altri sei una bambina. Devi cominciare a comportarti come tale. Tornate al lavoro. Di che figlia questa che va in giro col completino rosa? Devi sostituirmi in ufficio. Dovrò vestirmi come te. Il tuo corpo non ci sta nei miei vestiti. Io sono Soda, faccio Pilates. Io vedo un corpo da baby gatto. Accetterò di sostituirti solo se mi promuovi a direttore creativo. Ehi, a qualcuno sono calate le palle. Il tuo insegnante. Ah, però... Si vede che sei una signorina speciale. Sento che mi capisce. Sì, anch'io sento di capirti. Sente quello che sento io. No, non lo sento affatto. Non guardarmi così. Girati dall'altra parte. Guarda lassù. Ma che succede? Fammi contorcere con te. Tu chi sei? Sono April, con la A di a disposizione. Credi di essere il mio capo? Se parli ancora, guai a te. Sei troppo grassa per quella gonna. Ok, ti ho trattata da ragazzina, ma sei adulta e vaccinata. Abbiamo un problemino. Mamma nera urlante. Non devi provocarmi. Mi ricorda mia madre. Allora, nel 1988 uscì un film molto strano che mi piace ricordare, che si chiamava Da Grande. C'era il grande Renato Pozzetto protagonista, che interpretava un bambino che per tutta una serie di vicissitudini finiva grande e quindi aveva il corpo da grande ed era un adulto ma con la mente da bambino. Il film ebbe tantissimo successo in Italia che a un certo punto uno sceneggiatore riuscì a notarlo e diventò proprio la sceneggiatura di Big, il film che lanciò Tom Hanks. Siamo sempre tra la fine degli anni 80 e l'inizio degli anni 90. Perché racconto questa storia? Perché La piccola boss, che è il film di cui avete appena visto il trailer, racconta la stessa vicenda a parti invertite. Cioè abbiamo un'adulta, Regina Hall, che è anche la produttrice del film, che per tutta una serie di vicissitudini diventa piccola, cioè diventa una bambina. Lei, che nel suo vissuto aveva attraversato anche brutti momenti, anche una storia che ha a che fare col bullismo, da un certo punto di vista anche un po' una denuncia sociale travestita da commedia, e che quindi si rifà un po' come Il diavolo veste Prada, dove c'era Meryl Streep che si rifaceva un po' su tutte le impiegate, così questa boss adulta si rivale con le sue colleghe, ma a un certo punto, per una maledizione potremmo dirlo, diventa una bambina, torna bambina ma con la mente da adulta. Sta anche nella leggerezza del tono e un po' nell'originalità dell'intreccio, la forza di questo film, che ovviamente è un film che consigliamo più agli adulti, perché è vero che ci sono dei bambini protagonisti, però è anche vero che le tematiche sono assolutamente per adulti. C'è l'amore, c'è la complessità del mondo del lavoro, c'è il bullismo. È un film gradevole per passare una serata al cinema in tranquillità. Anche questi film sono in programmazione nelle nostre sale, vi aspettiamo al Cinema Le Giraffe, alla prossima.